Come dico sempre, sono nata cantando perché il mio primo concerto l'ho fatto quando avevo 3 anni, quindi iniziai a studiare canto nell'età di 2 anni e 8 mesi, ecco. E quindi sono stata sempre sul palcoscenico, che amo molto, e ho fatto tanti concorsi, tanti concerti da bambina. In Kazakistan, in Russia, a Mosca, un po' dappertutto. Io arrivo a Modena nel 2011 e arrivo con pochissime speranze, nel senso che io, vabbè, sono genovese, ho iniziato a studiare il canto lirico a Genova, però era un periodo, il 2011, in cui stavo un po' gettando la spugna perché non trovavo il bandolo della matassa, e quindi un po' spinto dalla famiglia e dagli amici, andiamo a Modena, c'è Mirella Freni che fa le audizioni per l'Accademia. Abbiamo deciso di andare in Italia perché è la patria del canto, dell'opera. E quindi quando avevo 9 anni, con la mia famiglia, ci siamo trasferiti a Milano. E all'età di 14 anni, come un'eccezione, sono entrata in Conservatorio di Milano, Giuseppe Verdi. Sarò sempre grata a tutti i miei insegnanti perché veramente la mia formazione artistica, ma anche personale, mi hanno dato loro, la mia maestra Bianca Maria Casoni, Carlo Gaifa. Vinco l'audizione, quindi entro al Quebec in accademia e vinco anche la borsa di studio. E allora lì è cambiata la mia vita. Il rapporto con Mirella nasce proprio da una sua... Non ero perfetto, avevo veramente tantissimo da imparare ancora. Però lei, con la sua esperienza, il suo orecchio meraviglioso, sentì qualcosa nella mia voce, e da lì a 2 anni poi debuttai la Bohème a Treviso. Quindi è proprio cambiata completamente la mia vita, grazie a Mirella, che ha creduto in me, grazie a Modena, perché comunque Modena mi ha dato la possibilità di vivere qui e di studiare. E quindi, insomma, il rapporto con lei nasce proprio subito così, su un rapporto di fiducia da parte sua, e poi quotidianamente le lezioni, insomma, le porto tutte con me nel cuore, perché è stata veramente una battaglia, perché non è stato facile, però veramente in 2 anni poi mi sono ritrovato su un palcoscenico. Mi sento praticamente mezza italiana perché la mia formazione è venuta proprio qua in Italia. Ho fatto qua le elementari, le medie, il liceo, il conservatorio, l'accademia, tutto quanto. E quindi poi debuttai, dopo aver finito il conservatorio, a 19 anni al Carlo Felice, perché ho fatto anche tanti concorsi, dove ho vinto proprio il premio, il ruolo di Carlo Felice. Grandi carriere come quelle di Mirella e Luciano mi hanno insegnato a rispettare e a dedicarmici anima e corpo, perché è l'unico modo per poter fare questo mestiere, per poter portare in scena un'opera. Lo studio e il lavoro sono costanti, duri, meravigliosi. E racconto un aneddoto che è conosciuto tra i vari, che Mirella ci raccontava. Quando andavano giovanissimi da Campo Galliani a studiare, con questa macchina un po' sgangherata di Luciano, e diverse volte Mirella si ritrovava a dover spingere la macchina, che si spegneva un po' nel fango, perché comunque le strade non erano, diciamo, come oggi, e ci raccontava che pur di andare a studiare sotto la pioggia, immaginatevi Mirella Freni che spinge la macchina con Luciano Pavarotti all'interno che la guida.
cioè, un'immagine meravigliosa che racconta però appunto quanto sia fondamentale dedicarsi a questo mestiere con tutta la passione, insomma, che ci muove. Traviata la debuttai quando avevo 22 anni. Amo tanto quest'opera, questo ruolo che mi porta veramente tante soddisfazioni. L'ho fatta già, vado più di 60 recite e ormai è mia proprio. L'ho fatta al Teatro San Carlo tante volte, praticamente 4 o 5 anni di fila, a Genova, in Oman, a Libano, a Pechino, a Firenze, in Kazakistan e ora qua a Modena. In questa produzione noi abbiamo una sistemazione assolutamente atipica, nel senso che noi siamo sostanzialmente nel posto dove dovrebbero essere i cantanti e i cantanti nel posto dove dovrebbe essere l'orchestra e la platea. E questa è una scelta voluta per utilizzare il teatro in una maniera nuova. L'idea che sta dietro questa produzione è quella di utilizzare le limitazioni che questo periodo purtroppo impone ai teatri per renderle un, diciamo così, un motivo di interesse artistico. Quindi far vivere il teatro in maniera ribaltata e coinvolgere ancora maggiormente lo spettatore. Siamo in un'epoca in cui appunto il distanziamento è diventato un distanziamento sociale, che è una brutta parola, e quindi il fatto di poter far vivere il dramma di Violetta a una distanza ravvicinata con l'interprete, che normalmente è diviso dall'orchestra col pubblico, questo consente in realtà una vicinanza e una corrispondenza d'affetto, come dire, con il pubblico che fruisce dell'opera e che quindi è sicuramente molto più coinvolto. Ovviamente questo presenta una grande sfida per l'interprete, un po' perché siamo a grande distanza con l'orchestra, siamo a una distanza molto maggiore dal cantante, un po' perché l'acustica del teatro non è progettata per questo e quindi dobbiamo avere degli accorgimenti per risolvere questa difficoltà, ma l'idea è appunto di trasformare una difficoltà in un pregio, in un motivo di interesse, in un valore aggiunto di questo spettacolo. Nel periodo della quarantena, anziché vivermela su un piano così di negatività, ho cercato di capire come si poteva continuare a immaginare la pratica del teatro, però ritornare in teatro significava appunto ripensare completamente l'impostazione, il modo di gestire lo spazio scenico, quindi andava totalmente reinterpretato e ripensato. Tutta l'azione si svolge nella platea, come abbiamo detto. L'orchestra è disposta con le spalle alla platea e quindi guarda verso il fondo della scena e io sono sul fondo della scena. Dietro di me, tra l'altro, ci sono anche dei movimenti di mimi che ovviamente completano e chiudono questo cerchio. Quello che si avverte è proprio una dimensione di cerchio nel quale uno è raccolto ed è la bellezza del teatro all'italiana questa, che forma con questo suo anello, questo suo ferro di cavallo, il raccoglimento anche energetico, vorrei dire, che è importante per la realizzazione di un'opera. È ovvio che fisicamente la distanza fa sì che bisogna avere degli accorgimenti che abbiamo provato, che abbiamo trovato, per far sì che questa distanza si annulli dal punto di vista musicale, perché tutto, diciamolo in parole povere, cada insieme. La cosa interessante è poi anche che l'orchestra è in scena, quindi quello che normalmente non si vede verrà in qualche modo reso visibile. Si è fatta emergere l'orchestra, portata in superficie per poter distanziare gli strumentisti. Anche in una dimensione passiva, lo spettatore è come dentro una sorta di, chiamiamolo forse impropriamente, ma insomma di set cinematografico. Quindi agli spettatori chiedo anche a loro un contributo di responsabilità. L'andamento dello spettacolo molto dipenderà anche dallo stato, diciamo, emotivo e dall'atteggiamento che il pubblico avrà.
Poi alle spalle dell'orchestra abbiamo gli unici due elementi, chiamiamoli così, scenografici, che sono queste due cornici, dietro le quali appaiono momenti legati a teatro di figure su nero, momenti di figurazioni, momenti di danza, momenti di agiti dai mimi, e diventano come lo specchio o il luogo simbolico di ciò che si riflette, di ciò che avviene in platea. La platea invece sarà, diciamo, vissuta dagli interpreti e dal coro. Questa soluzione a 360 gradi, questo abbattere la quarta parete, questo pensare al teatro come inevitabilmente altro protagonista, oltre agli spettatori, mi ha fatto pensare a due cose in particolare. Una, che i nostri teatri sono meravigliosi e che rappresentano quasi uno dei simboli della identità europea. Si chiamano teatri all'italiana e poi sono dilagati nei paesi europei, dalla Spagna, la Francia, la Germania e oltre, ma l'architettura caratteristica tipica dei nostri teatri nasce e parte essenzialmente in Italia. Una delle caratteristiche più grandi di Traviata, già dal 1853, quando insomma fu scritta, è la modernità. Il fatto di essere talmente al passo coi propri tempi da risultare scandalosa. E questa modernità non è diminuita di un grammo anche al giorno d'oggi. Violetta è una donna che vuole. In questa partitura ripete tantissime volte "io voglio". E questo fa scandalo. Questo fa scandalo. Ed è un aspetto, questo, secondo me, che ha una grande modernità, una grande attualità ancora oggi. Il ruolo della donna all'interno di una società. Quest'opera ci parla di questo, ci racconta di questo e ci racconta anche di uno scontro generazionale con il quale emerge in realtà tutto l'eroismo di questa figura femminile. Questa figura che è apparentemente fragile ma nello stesso tempo molto forte deve essere fatta con una grande dose di energia personale. Maria Mudriak, che è la protagonista, devo dire, io ho trovato un artista che già conoscevo ma che in questa produzione si è dimostrata molto aperta a una lettura anche molto personale di questo personaggio. Sono molto contento del risultato che stiamo costruendo insieme. È interessante riuscire a rendere vera questa donna, che poi era uno degli aggettivi più cari a Verdi. Per me è sempre una gioia cantarlo, ma è difficile proprio emotivamente di farlo, perché devi viverci, cioè devi essere Violetta. A 22 anni ero una Violetta, ora a 26 sono un'altra Violetta. Il personaggio matura con me, forse tra qualche anno diventerà ancora diverso, non lo so. Si è creato un gruppo fantastico, un cast bellissimo. Il maestro Alessandro D'Agostini e Stefano Monti veramente ci aiutano a lavorare su questi personaggi sempre in meglio, farli crescere. Gli artisti sono vicini al pubblico, quindi ci sarà una complicità e spero che questo filo che si è spezzato, interrotto mesi fa, proprio in questa chiave di lettura e di impostazione, possa ritrovare il senso della comunità, del ritrovarsi fra artisti e il proprio pubblico. Senza il pubblico gli artisti, noi non sopravviviamo, abbiamo bisogno del nostro pubblico. Quindi anche in questo senso l'operazione vuole essere un modo di dire ritroviamoci insieme, non a distanza, non separati appunto dalla famosa quarta parete e dall'orchestra che, diciamo, è in mezzo e che separa lo spazio degli interpreti da quello del pubblico, ma viviamo questo momento di ritorno in teatro in modo collegiale.